Eccoci, ben ritrovati. Scusate, un po' di problemi tecnici, stiamo facendo di tutto di più per accontentarvi. Da grande tifoso, ci scrive Matteo Cerrusco, da grande tifoso di Valentino trovo che abbia commesso un grandissimo errore nel buttare via 20 punti, cercando di passare Vignales in un punto della pista dove era impossibile passare. Peccato perché dopo una grande gara, così trovarsi a 23 punti invece che solo in 3 da Vignales, c'è una bella differenza. Allora, il cannibale, cannibale cannibalizzato, è stato definito così Valentino. Carletto, che epilogo hai visto? Io... una pressione di, si è parlato, si è sentito dire una pressione psicologica di Vignales. Ma allora, sicuramente un finale di gara interessante. Guarda, che lui abbia fatto il Marquez, l'ho detto all'inizio della trasmissione. Sì. Per cui abbiamo sempre criticato Marquez quando cadeva e non si accontentava. Non vedo perché non bisogna criticare Valentino, che ha fatto la stessa identica cosa. Però secondo me l'errore Valentino l'ha fatto prima alla curva 6, poi perché nell'uno contro uno Valentino è ancora molto più forte di Vignales. Lo dico molto più forte e mi prendo tutta la responsabilità di quello che dico. Quello che abbiamo visto, il primo vero sorpasso l'ha fatto Valentino a due giri dalla fine, quando ha fatto un'entrata che ti ha detto levati dai piedi che qua comando io, tra virgolette. Tant'è vero che Vignales è rimasto anche un po', se avete caso, sorpreso sulla moto. Per poco. Poi lui praticamente, non credo che Vignales ritentasse, anche c'era dietro, perché sapeva di perdere l'uno contro uno. Ha fatto un errore Valentino l'ultimo giro, è andato largo, Vignales si è infilato, Valentino gli è arrivato probabilmente il bromuro, cosa gli è arrivato nell'occhio, e ha fatto una cosa che non doveva fare. Però hai sbagliato componente chimico, non lo so. Calma, sì, vabbè. Calma, ho capito, ho sbagliato componente, no, ma la gente ha capito quello che voglio dire. Si può usare anche un'antitesi, come dicono plug-in fucking sì, inglesi, no? Cosa. No, ma io dicono non, contrario. Non ti correggo mica. E allora a quel punto lui ha fatto un grosso errore. Però dico una cosa, ragazzi, nelle prime 5 gare i 3 big hanno avuto 4 zeri. Pensate che mondiale è questo qua. La dice lunga. È una... vogliamo sapere perché succede? No. Succede, ora stiamo parlando di Valentino, poi anche di gomme. Succede perché Marquez e Vignales si odiano, tra virgolette, nel senso che non si sono mai parlati da quando erano giovani, proprio se stanno 20 metri l'uno dall'altro. Sono spagnoli, vogliono la leadership, l'asticella è diventata... 2,60 m nel salto in alto. 2,80. E anche, credetemi, Valentino non può andare così forte come loro due, anche per motivi di età. 38 contro 22, ci sta tutta. Però Valentino, fino a questa domenica, lasciamo perdere Cherez, che la Yamaha non è andata bene, aveva gestito benissimo la situazione. Certo. Perché era sempre arrivato sul podio, era in testa al mondiale, non aveva fatto zeri. Questa gara l'ha sbagliata e va criticato. Marquez, come ripetiamo, ha rifatto il Marquez perché anche lui non era a posto e ha voluto a tutti i costi tentare delle cose che non doveva tentare, accontentarsi come al solito, perché e rischierà di non mi vincere. Sembrava che... No, ha sbagliato anche lui. Sì. Cioè, ha sbagliato Valentino, ha sbagliato anche Marquez, sì, Claudio. No, facciamo uno perché... Sì, devo perché, dire con ben altra moto. Non hai capito. Cioè, la onda era drammatica. Allora, la Yamaha era una moto... Allora, Marquez era tanto drammatica la onda che il signor Pedrosa è arrivato sul podio. Quindi non era tanto drammatica come dite voi. Sì, ma non è neanche drammatica la velocità di Valentino. Carlo, tu hai detto che Valentino non può competere con quei due. Non è velocissimo. Cioè, non è velocissimo, però in gara è sempre lì, Carlo. È lì, ma non è vincente. Non è vincente, insomma. Ragazzi, non può essere più veloce. Ha combattuto fino all'ultima curva. Devo dire che poi lui, per come . Usa le gomme... No, nel finale riesce con l'esperienza a venire infatti, fuori mentre gli altri vanno in crisi. Mi fa piacere perché io ho visto, traduci quello che voglio dire. Ho visto un Valentino che quando ha deciso di andare in testa aveva una moto che si guidava in un modo diverso da quella di Vignales. Allora, certo. O aveva una super gomma, no. E qua dobbiamo escluderlo, no. Oppure aveva salvaguardato le sue gomme molto meglio di quanto avessero nemmeno fatto. Nemmeno questo, ha fatto una gran gara, erano sempre assieme, anzi. Direi che sono rimasti assieme tutta la gara dal primo giro. Ha sbagliato però alla fine lui aveva una moto perfetta. Cioè, Vignales aveva una moto che aveva già qualche sì, ma dipende dal setting che fa un pilota rispetto a un altro. Non lo metto mica in discussione, dico sempre... che lui con l'esperienza alla fine fino a 3 curve dalla fine certo, era lì. E ha fatto la cappella che fa sempre Marquez, mentre Vignales è stato furbo e ha fatto il Valentino, come dico io, perché quando ha visto che Valentino gli ha passato alla grande,
si è messo lì dietro, non è che si è messo lì dietro per non passarlo, però non è che ha tentato, ha visto la cappella di Valentino, si è buttata alto fino a fondo. Per me avrebbe, ci avrebbe provato. No, sarebbe arrivato secondo. No, no, sì, non sì. credo. Per la mia opinione. C'era di mezzo una leadership di squadra, ma dopo c'era di mezzo lì. L'orgoglio, c'era di mezzo tante cose. Tante ma cose. Lo sai perché Valentino ha fatto quell'errore, al di là dell'errore? Perché gli errori si fanno. No, sì, ma perché nella testa, sai cosa aveva? Lo dico così. Perché lui aveva vinto la 500esima gara con la Honda, e questa era la 500esima gara della Yamaha. Ha vinto con noi. Pensa che doppietta che era un record in più, per me a lui rodeva che avrebbe vinto il suo compagno di squadra un'altra volta. Dario, puoi sentire Dario una domanda? Poi, allora, ognuno la pensa come vuole. Io non ho mai visto un pilota pensare alle statistiche, mai. No, neanche io. Valentino ci pensa, Valentino ci pensa, vai tranquillo. No, voglio sapere da Dario, perché Valentino era ci pensa. Quando Valentino fa quell'attacco lì, non a caso dai commentatori è stato definito il cannibale, noi sappiamo quando fa così alla fine. Via dicendo, però un pilota che gli ha risposto, quindi secondo me negli ultimi anni c'è stato solo Marquez, che capace nelle fasi finali, perché l'attacco di Valentino all'ultimo giro, di solito al penultimo giro, è un attacco di quelli da squalo no? Che va per ammazzare la preda. In questo caso, secondo me, cioè, vedere Vinales così carico, così motivato, così determinato, tanto da recuperare la posizione, secondo me un qualcosa nella mente di Valentino, come dice Pino, l'ha fatta scattare. Cioè, non voglio parlare di pressione psicologica, ma secondo me il rodimento di dire ma ha passato il mio compagno. Ma come si è sempre detto anche in questa trasmissione, il primo avversario è il compagno di squadra. Se qui consideriamo il fatto che Vinales è il primo anno... nel team ufficiale tutto, vederselo davanti non credo che faccia piacere né a Valentino né a nessun altro al posto di Valentino. Poi dobbiamo anche dire che il livello comunque ormai raggiunto in queste gare è talmente elevato che non hai più margine d'errore, nel senso ogni cosa che fai per guadagnare un decimo purtroppo sei 4-0 nei primi. Sai, da domenica Vinales è quello che ha fatto cadere Valentino. Ed è vero. È semplice, è fine. È infatti, fine discorso. Sì, ma anche perché tutti ci provano. L'ha costretto all'errore, l'ha costretto a cadere. Ma sì, però con un errore che ha fatto Valentino prima. Sì, però ma cambia tutto nella reputazione all'interno. Però per l'errore che ha fatto Valentino prima, sennò vince la grande. Però l'ha fatto. Allora, Claudio, allora i professori vanno alla lavagna e segnano gli errori. E qui ho sentito questo. Sì, beh, la maglietta rossa. No, ma adesso io ti cancello un pochettino quello di Marquez, però dopo ti cancello in maniera che tu rimarrai sorpreso, no. Perché poi voglio dire a tutti quello che io penso non vuol dire che è la verità, è un qualcosa dove uno può riflettere, visto che è una trasmissione, ognuno si deve portare a casa quel qualcosa. Allora, Marquez quando si è accorto che non aveva le condizioni per poter stare con quelli davanti, si è messo dietro e non si è accontentato, però no, momento, da quel lato lì non era neanche lontano da quello dietro perché c'era già dietro, quindi lui praticamente non aveva una situazione. Beh, anche lui era Pedrosa che stava arrivando, ma l'aveva già, Pedrosa era già lì, quindi alla fine se aveva già accettato di stargli dietro, ha ragione. Senti, Pino, li ha fatti passare tutti, scusa, non ha fatto un sorpasso, non è che l'ha fatti passare, lo conoscete come fa? Lo conosciamo, allora. Non buttarti per terra. Comunque se guardi anche la caduta va bene, allora ti dico che è secondo me volte nelle prove, si può anche, è caduto tante volte. Ma non nelle prove di Le Mans, è caduto, sì, dico tre bene, volte. Caduto tre volte. È caduto già 8 volte. Quindi vuol dire che quella moto non sta in piedi. Per quella che la sua, quella di Pedrosa, sì. Ah, grazie. Pedrosa, spendiamo una bellezza domenica. Una per volta. Il fatto Pedrosa adesso di essere minuscolo, anche Zamagni l'ha dovuto ammettere quando mi ha massacrato in questa trasmissione, che io ho difeso Pedrosa. Pedrosa è il classico bambino che a scuola lo prendono tutti in giro, ma alla fine quello che è il difetto diventa il pregio, e questa è la bellezza, diventa un dono, perché adesso non consuma gomma, può montare gomme più morte. Sì, però ringrazia Gibernau che gli ha fatto un cambiamento psicologico. Mettiamo così che poi ne parliamo. Veniamo a Valentino. No, poi ne parliamo. Oh, signori, io non voglio dire che questa è una verità, io dico che Valentino, cerco di pensare, di capire che cosa ha pensato. Che è difficile, però ci sta. Però io ci posso provare. Sono fuori dal mondiale, si chiama psicodramma. Nel mondiale, non è che sei fuori dal mondiale. Sono fuori, non è che ero lì con lui e quindi potevo sapere.
quando a un certo momento l'ha passato alla grande, l'hai detto tu. Gli ha levato dai piedi. A un certo momento hanno cominciato l'ultimo giro, che secondo me era sui record. Sì, direi di sì, non calcolare in 32. Era rosso all'ultimo senza giro. Bisogno sì, di sì. Statistiche di crono. Sì, è vero, vero. E per fare questo, Valentino si è allargato. Ha sbagliato. Ha usato. Non ha sbagliato, si è allargato, perché quando si va al massimo si può allargare. Finora, quello che dico io. A questo punto cosa capita? Che non è che è arrivato in staccata Vinales, l'ha passato l'ultimo millimetro, no, l'ha passato e poi è andato dentro e si è accodato. Normalmente. L'ha sfilato e si è preso 20 metri, certo. Ok? Certissimo. Si avvicinano alle ultime tre curve, 13-14, chiamiamo 15-16 che è unica. E Valentino si avvicina. Valentino si avvicina un po'. Secondo me, Valentino aveva i tappi nelle orecchie, è una battuta questa. Ah, sì, vabbè, ho capito, è una battuta, dai. Che erano un po' lenti, per cui ho sentito le sirene. Sai che cosa sono le sirene? Sì, lo sono seguo. Quelle che cantano e che ti promettono qualcosa. Le sirene. Allora, che cosa gli promettevano le sirene? Perché signori, io sono il dottor Costa, vi posso dire che cosa è successo in quell'ultima curva nella storia di 40 anni che l'ho vista dalla clinica mobile, perché è lì sopra. Un certo Takasaki si è messo a prendere in giro un certo Dovizioso. E posso andare avanti con i Gimoncelli, con i Duan, sì, eccetera. Sì. Valentino ha sentito le sirene che gli hanno detto: porta via solo qualche metro, tu non lo devi passare. Tu farai la più grande gara che è come un mondiale. Perché? Fatta quella curva dove è caduto, se rimane, prende quei metri, non arriva da Vinales, però Vinales, che sta facendo il giro capolavoro, appena entra nella penultima curva va tutta a sinistra. Valentino, che ha preso quei metri, va tutto dentro e frena. Quando l'altro viene dentro gli dice: caro bambino, vai per le terre, fra virgolette. Non è una bellissima manovra, ma io ne ho viste tante così, sono state tutte ne ha fatte perdonate. Diverse, Vale, però lì era difficile perché era più dietro, Alessandra... È per quello che doveva. Alessandra dice: ma per fa il manager di Valentino gratis. Ma no! Questa è una bella accusa. L'ho detto che l'ho incolpato. Infatti, ha fatto un marketing. Dice gli arti di lavorare gratis è il peggio che ti potessero dire. Carletto, infatti, nella curva 13. Lui non scivola davanti come fa uno che sta cercando, scivolato con tutto, scivolato col dietro, col serbatoio, perché ha cercato di fare quella curva come se faceva una volta, mi ricordo ai tempi degli anni 80, Spencer, cioè tic tic. Comunque uno contro uno è sempre più forte lui di Vignale, si ricorda. No, ma ti dico che non doveva, siccome Valentino ha 38 anni, quindi da un lato i 38 anni gli dovevano dire: se è sfilato a 20 metri non lo puoi battere più. Ma in un centesimo di secondo è duro pensare a sta roba, ragazzi, ma sa benissimo che non lo deve passare. Doctor, deve solo star dietro, dietro. È sbagliato, è andato per terra, non voleva passarlo, ha sbagliato. Non lo passa più perché lui va dentro la curva. Ma ha sbagliato, è andato per terra, non voleva vincere. Posso dire una cosa? Cantù, vai. Io ti ho detto, io ti dico una cosa. Vabbè, ma tu fai un'ipotesi di gesto eroico. Tua ipotesi, io ti dirò, ma il gesto eroico non è partito, c'è stata la caduta. Non ho il piacere di parlare, però la teoria, non ho il piacere di parlare con Valentino, mi dispiace, però se lo incontrassi gli direi: complimenti, io so quello che hai pensato. Io posso il manager, magari dico di no. Tu velocissimo, dai, siamo in ritardo. È il mio pensiero. No, ma io lo rispetto benissimo, mancherebbe altro. Io e lui l'abbiamo avuto come pilota e ci siamo stati insieme per un po' di anni. Ma lui le ha viste tutte Scusami, per me Valentino all'ultimo giro era il killer esattamente dell'epoca. È stato bravissimo, fino a quel momento lì è stato bravissimo. Sai dove si è incazzato Valentino? Quando il signor Zarco è andato lungo e poi ha tagliato, se l'è ritrovato dietro. Lui pensava di non ritrovarselo dietro e quando se l'è ritrovato dietro, siccome tu sai meglio di me che nelle moto lo senti anche il motore dell'altro, gli si è un po' girate le scatole e a quel punto lì ha rischiato ulteriormente, fin tanto che purtroppo sai che anche lì, Claudio è sacrosanto, è verissimo, ci sta che lui pensasse a una manovra estrema, perché proprio a 38 anni, però è caduto prima, perché si ricorda tutti i casi che sono successi. Io prendo quello più emblematico, Takasaki, che nessuno lo conosceva, ha messo in crisi Dovizioso, che in quel momento era là. Perché Dovizioso ha fatto la sua curva, come avrebbe fatto Vinales. Lui gli è arrivato così e l'altro non ha più possibilità di entrare Franco, nel cubone. Posso fare anche una provocazione? La fai, dopo la pubblicità. Ho fatto la battuta di girare per Mason Blanc. Dopo la pubblicità. Stai lì, cattivissima. Anche uno dice: Pernat è l'unico che ne sa.
Ha ragione, okay. Meno male. Dai, meno male. No, perché lui dice che vabbè, vai, tieni vai, per vai. Valentino, per quello. Ecco, non perché Ducati Monza presenta Ducati Bike Value, è la fantastica formula di acquisto che permette di comprare Ducati Scrambler 62 con un piccolo anticipo e comode rate mensili a partire da 73 euro. Sarai subito in sella la Scrambler 62 e dopo due anni potrai scegliere se sostituirla con una nuova Ducati, restituirla al concessionario senza dover pagare più nulla, o tenerla rifinanziando l'importo residuo o pagandolo in un'unica soluzione. Trovi tutte le informazioni sul Ducati Bike Value sul sito ducatimonza.it. Tesoro, non volevi una City Car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più... più... sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano.